Caduta la giunta Milano, per i primi tre mesi dell'anno l'amministrazione fu retta da un regio commissario, Vincenzo Rossa, che di fronte al dissesto finanziario del comune, si vide costretto a dichiararlo insolvente, oggi diremmo dissestato. Dalle votazioni di marzo risulteranno eletti esponenti dei circoli baccarini, il più suffragato, Baldacchini e Leone XIII, che espresse sette consiglieri, fra i quali Nicola Monterisi, Luigi Scuro e Carlo Romanelli. Sindaco venne eletto il cap. Arcangelo Cafiero, che diede vita ad una giunta costituita prevalentemente da giovani e per giunta inesperti. Ma ancora più grave era il clima, che si respirava in quegli anni, dominati da una lotta politica senza esclusione di colpi, non solo fra gli opposti partiti, ma anche all'interno della stessa maggioranza, come dimostreranno, di lì a poco, gli esiti delle votazioni politiche, che si terranno a fine anno. Infatti in quelle votazioni, anziché fronteggiarsi il fronte democratico e quello cattolico, si confrontarono in un'aspra contesa l'elettorato andriese contro quello barlettano, entrambi appartenenti alla sinistra, dove prevalse l'andriese Orazio Spagnoletti, 2146 preferenze, sul barlettano Pietro Cafiero, 1046 preferenze. Il contrasto invero si rivelò non solo campanilistico ma anche ideologico perché al contrario di Spagnoletti, anticlericale, Cafiero era un socialista moderato aperto al contributo politico e amministrativo delle parti cattoliche. Inoltre la lotta, oltre che sul piano politico e ideologico, era condotta anche su quello più strettamente individuale. In un clima di sospetti, risentimenti, a fine anno, in coincidenza con le elezioni politiche cittadine, a livello nazionale fu proclamato uno sciopero nazionale, che a Barletta fallì come nel resto del paese, che non era ancora pronto. Poiché nel contado barlettano era molto intensa l'attività vitivinicola e operavano numerose cantine, era molto cospicua la presenza del bracciantato agricolo sostenuto dal gruppo dirigente socialista, che lo organizzò in leghe.